Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Di Prima Mattina. Buon lunedì 11 dicembre, come inizio settimana ci occuperemo ovviamente di un'ampia pagina dedicata allo sport, cominciare dalla rassegna stampa con il grande inserto del quotidiano Il Centro e poi nella seconda parte dove parleremo di come è andato il weekend calcistico, ma non solo. Spazio Lions and Ball Teramo, ovviamente anche con la presenza di Pierluigi Di Marcello accanto al mio compagno di viaggio. Come ogni lunedì sarà presente Matteo Falzon. Ma cominciamo subito la nostra rassegna stampa. La prima pagina del quotidiano Il Centro: crack Baccanale, due sotto accusa, ristorante fallito, chiesto il giudizio per i soci Paterna e De Remigis. Questa è l'apertura. Al centro pagina c'è la domenica dedicata allo sport, al basket. Roseto cede solo nel finale a Mantova, dal filo da torcere agli avversari, male assenze, pesano ovviamente l'assenza del neoacquisto Matt Carlino, calcio eccellenza, e poi anche la Serie A. Poi abbiamo di spalla nelle cronache diritto di Alba, tempi stretti per il processo. Manuel Spinelli nella foto, il 22enne Rom di Alba assassinato nel giugno scorso da un albanese. La polemica politica, Sottanelli, ora un vero piano per la montagna dopo il grido d'allarme lanciato dal sindaco di Crognaleto, D'Alonso. A fuoco casa con 18 bambole, strage sventate, è accaduto nell'Aquila. Accusato padre di un suicidio. In primo piano sit-in contro le ruspe nel Chietino per il progetto di Megalo 2. Rigopiano, l'ex prefetto indagato, oggi sarà in procura. Fondi promessi dalla regione. Noemi, ultimo appello del papà. Andrea Sciarretta, nessun aiuto ai bimbi malati, ma spero ancora. Un appello ovviamente alla regione per i fondi promessi. Poi addio a Don Riboldi, il vescovo antimafia, è stato vescovo di Acerra fino al 2000, Don Antonio Riboldi. Entriamo all'interno delle pagine del centro. In primo piano, via agli interrogatori per quanto riguarda l'inchiesta appunto della tragedia di Rigopiano. L'ex prefetto Provolo oggi davanti ai PM. Lui ha già detto: sogno ancora i 29 morti. Gli indagati per questa inchiesta, ricordiamo, sono 23. In taglio basso, l'ultimo appello, il richiamo in prima pagina, appunto abbiamo visto di Andrea Sciarretta, Noemi, altri 133 bimbi, settimana decisiva, malattie rare, la regione si impegna a trovare i fondi del 2017. Il papà appunto di Noemi, la piccola affetta da una malattia rara, la SMA, malattia molto invalidante, lo spero ancora. E poi in primo piano anche i lavori appunto per quanto riguarda il Megalo 2. I lavori partono tra le proteste, il sit-in per fermare la realizzazione del nuovo ipermercato, ambientalisti, associazioni del commercio e politici davanti al cantiere, contro le ruspe anche la stessa regione. I tagli nell'Aquilano, treni, nuovi orari in vigore, ecco tutte le corse soppresse. E poi si parla del PD, la conferenza programmatica sabato e domenica ad Atessa. In taglio basso una targa per Marchionne per quanto riguarda l'amministratore delegato di FCA, consegnata appunto al cugino dell'amministratore delegato, al raduno che si è tenuto con partenza appunto a Francavilla al Mare tra Guardacchieti per quanto riguarda le 500 per festeggiare i 60 anni dell'autosimbolo del grande marchio di auto torinese. E non solo, cittadinanza, il no della Lega, Jussoli e il Salvini Day al voto, sfida a Renzi. Si parla ancora poi della commissione banca, la settimana di fuoco, maxi processo, legittimo impedimento per Zonin, pone indisposto, Tremonti attacca, un fuggi-fuggi a Vicenza, al via invece il giudizio. Velocemente ci soffermiamo sull'attualità per ricordare appunto la morte di Monsignor Riboldi, prete di strada e anche anticlan, guidò la marcia contro la camorra ad Ottaviano, la città del boss Raffaele Cutolo, diventò la voce dei terremotati del Belice che vivevano al freddo nelle baracche, appunto l'ex vescovo di Acerra.
E approdiamo subito alla pagina di Teramo con l'apertura, con il richiamo in prima pagina sul crack del ristorante Baccanale. Chiesto il processo per De Remigis e Paterna, dopo il fallimento i due amministratori sono accusati di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Secondo la tesi della procura avrebbero distratto dalla società la somma di 63.000 euro. In taglio centrale c'è la polemica tutta interna a Forza Italia dopo la caduta di Brucchi. Le dichiarazioni dello stesso ex sindaco di Teramo, interviene l'ex esponente di Forza Italia, l'onorevole di Alternativa Popolare Paolo Tancredi. Lo scontro in Forza Italia fa ridere, il partito è stato distrutto negli anni, ora serve solo perché tempo di candidature. Dunque questo dibattito mi fa sorridere, un po' questo è il pensiero di Tancredi che interviene su questa spaccatura interna. Da una parte poi Maurizio Brucchi, l'ex sindaco, con le sue dichiarazioni, dall'altra il duo Paolo Gatti, Gianni Chiodi, accusato da Brucchi di avere pianificato a tavolino la sua defenestrazione in funzione delle proprie candidature. Questo è un po' l'intervento di Paolo Tancredi. Di spalla l'iniziativa concorso fotografico su bellezza e storia di Silvia, è stata presentata questa prima edizione della Bella Silvi dall'associazione culturale Il Veliero. Andiamo avanti, si parla delle cronache di Teramo, dell'omicidio di Alba. La procura vuole il giudizio immediato, chiusa l'inchiesta sulle coltellate al 22enne Spinelli, previsti tempi brevi per il processo all'albanese Koldash. Di spalla ancora cronaca con una notizia relativa a dei furti, tentati furti, anzi nelle case di via Cupa e Villa Pozzoni. Dunque una raffica di tentati furti sabato sera di malviventi, però poi fuggiti a bordo di un'autovettura che avrebbero appunto cercato di mettere a segno alcuni colpi. Il futuro delle zone interne con l'onorevole Sottanelli di Scelta Civica, c'è proprio un richiamo in prima pagina. Per la montagna serve un piano straordinario, dunque il deputato, come detto, raccoglie l'appello del sindaco di Crognaleto e punge il PD. Le loro faide interne pesano e propone la regione coordini forze pubbliche e private, andare in ordine sparso, dunque è inutile. Di spalla Giulianova, maestra d'asilo, il PD processa l'assessore Canzanese. Nuove assunzioni è da vedere, siamo a Roseto, l'assessore al bilancio Frattari frena il vice sindaco Tacchetti, prima bisogna sistemare i conti e per approvarli abbiamo fino a febbraio, vediamo le priorità. E poi si parla anche del reddito di inclusione in taglio basso, reddito di inclusione, si parte da qualche giorno, nei comuni è possibile presentare le domande per il sussidio, dove ci sono appunto tutti i numeri di telefono per quanto riguarda i comuni della Val Vibrata in questo trafiletto appunto del centro. Le altre province, velocemente, a Pescara occupazione, il comune assume 19 posti entro il 2018, la giunta approva il nuovo piano per il lavoro, intanto venerdì scade il termine per partecipare ai concorsi di quest'anno, 3 milioni intanto di euro per Pescara per quanto riguarda la zona franca. Il ministero scrive ad Alfonso Alessandrini, ecco i fondi per il progetto di sviluppo del territorio. Da Pescara velocemente a Chieti, la casa dello studente in mano ai vandali, incompiuta della città, l'edificio è costato 3 milioni e pronto da 6 anni ma non è mai stato aperto, ora servono altri 600.000 euro per i nuovi lavori, davvero un'incompiuta. E poi all'Aquila la strage sventata, va a fuoco la casa con 18 bombole di gas, sospettato del rogo Cesilio Cocuzzi, un aquilano di 63 anni. I carabinieri lo ha fatto dopo aver saputo del suicidio del figlio. Eccolo qui nella foto, l'uomo è stato ascoltato dai militari ma ha escluso di avere causato le fiamme perché era già uscito. Cecilio Cocuzzi, che è un ex dipendente della ASL, come riporta il centro. Beh, passiamo alla pagina della cultura degli spettacoli per approdare direttamente all'inserto del sportivo del lunedì, appunto apertura dedicata al Pescara, due mesi da incubo, una vittoria in otto gare, così biancazzurri sono scesi ai margini della zona
play-out, poi si parla anche del Teramo con Bacio Terracino che addirittura potrebbe partire il match winner di sabato contro il Fano, appunto Bacio Terracino, l'autore del secondo gol. Io vi a gennaio valuteremo e poi si parla ovviamente di tutti gli altri sport, anche il basket che con il Roseto a picco, ma il derby al Campli, il terzo derby che vince il Campli ieri contro Ortona. Andiamo avanti, approdiamo appunto alla pagina all'interno dell'inserto dedicata alla Bibbia. Gazzurri in crisi, Pescara in caduta libera, il crollo nelle ultime 8 gare. In meno di 2 mesi la squadra è passata dal terzo al quintultimo posto. Tifoseria spaccata su Zeman, che domenica si giocherà la panchina con il Novara. Una vittoria, 2 pari a 5 KO. Dal 24 ottobre ad oggi nessuno ha avuto un rendimento peggiore del Delfino. Infatti c'è uno specchietto appunto che va a riepilogare le ultime 8 partite del Pescara. La società annulla la cena di Natale per il mercato. Sebastiani vola in Romania per incontrare il presidente del Craiova. E vedremo poi quali saranno i possibili scenari per quanto riguarda la crisi del Pescara. Nel frattempo il diavolo, il Teramo, ritrova il sorriso, perché dunque c'è stata questa vittoria sabato contro il Fano al Bonolis. L'attacco però resta un punto interrogativo. Barbuti e Foggia mai pericolosi nella sfida vinta sabato contro il Fano. Bacio Terracino, se arriverà qualche offerta a gennaio valuteremo. Dunque queste dichiarazioni che disturbano un po' questo momento, questa ritrovata serenità nell'ambiente teramano. Vedremo insomma che succederà nei prossimi giorni. La serie D, il girone F, l'Aquila strapazza la Jesina, Padovani Terno sulla ruota dell'Aquila, festa per pochi intimi. Il bomber finora secco si sblocca, ne fa 3, trascina la squadra contro la Jesina. Società settimana clou per i rimborsi, questa è una buona notizia per i ragazzi dell'Aquila. Greco, questi ragazzi sanno il fatto loro. Il vice allenatore salta la prestazione della squadra in tutti i reparti. Invece per quanto riguarda il derby al De Marsi, il Pineto in maniera sorprendente ferma la marcia dell'Avezzano. Tommasini, Cercelluti, Tommasini in acquisto, trascino di Biancazzurri e Marsicari, non basta Pellecchia, interrotta la serie positiva dopo 12 gare. Invece prosegue quella del Pineto. Giampaolo deluso, gli allenatori appunto: abbiamo regalato il primo tempo a Mauro, gode, buona prestazione, battuta una grande. Questo per quanto riguarda appunto il Pineto. Le altre di Diva stese botte e risposta, a Recanati soltanto un pari senza tifosi a seguito dopo il divieto dell'osservatorio, i biancorossi vanno sotto, ma un minuto dopo è Pizzutelli a rimettere le cose a posto. Dunque palo di Cherillo. Nero Stellati invece ad Agnone, l'ennesimo capitombolo, niente da fare in Molise per la squadra di Di Marzio, il primo successo stagionale è una chimera. Le altre, all'Aragona di Vasso dove si giocava Francavilla San Giustese 1-1, da brivido Francavilla passa in svantaggio e poi trova il pareggio, tutto in 6 minuti, Villa porta avanti la San Giustese, Palumbo scaccia i fantasmi, il portiere spacca, evita il KO. Invece Biancazzurri in piena crisi, parliamo della Virtus San Nicolò che non sfrutta neanche l'uomo in più e perde in casa del Fabriano. Non basta Di Benedetto, ottavo gol stagionale ad evitare il KO. Oggi c'è una decisione importante sulla panchina, stasera ci sarà una riunione, un vertice societario, potrebbe saltare la panchina appunto di Luca Campanile e in pole position ci sarebbe appunto Montani, come riporta il centro. Nel frattempo le valutazioni appunto di Campanile sulla gara del San Nicolò poco lucidi nel finale, rammarico dell'allenatore per la gestione complessiva della gara. Dalla D all'eccellenza, la 17ª giornata che era anche l'ultima, siamo al giro di boa, l'ultima di andata, Real Giulianova, pari e polemiche, i giallorossi non sfondano sul campo del San Buceto ma conquistano il titolo di campione d'inverno. Il presidente Bartolini in lite con i tifosi, impone ancora il silenzio, in settimana poi si decide se continuare. Il punto dell'eccellenza
appunto fa richiamo ai 6 pareggi su 9 gare per questa ultima di andata, dunque tanto rumore per nulla, perché a conti fatti non c'è stato alcuno scossone in classifica, non è cambiato nulla. Soffermiamoci su questa vittoria dell'Alba Adriatica, comunque in due mosse mette all'angolo il Capistrello 2-0 e il Montorio a quanto un pareggio che fa bene però solo al Cupello. E poi il Paterno, l'altro big match, Paterno-Martinsicuro finito 2-2, il Paterno fa tutto da solo, due gol e due gol, Marsicani e Martinsicuro appunto si annullano. Dall'eccellenza alla promozione, il girone A, Celano, Marsica, cala il pokerissimo nella ripresa, 5-0 all'Alba Montaurese, disfatto Ciaccio, ho visto un'altra squadra, mentre il Ponte Vomano stende la Sante in casa appunto della nuova Sant'Egidiesi, allunga in vetta perché approfitta dei KO della Virtus Teramo, San Gregorio infatti in casa della Virtus sconfigge i teramani e approfitta anche dell'altro KO, ovvero quello del Fontanelle. Il piano della lente non perdona, il Fontanelle sciuppa ed è finita dunque 1-2. E Rosetana invece evita la sconfitta sul Pucetta. Dalla promozione bypassiamo il calcio di prima e seconda categoria, andiamo direttamente al basket, dove troviamo la Serie A2 Girone Est. Il Roseto che si arrende solo nel finale, nonostante l'assenza di Carlino, gli Sharks danno del filo da torcere al più quotato Mantova prima di finire la benzina. È finita 85-74 contro gli Stinks, con Carlino però sarebbe andata diversamente. L'allenatore di Paolo Antonio, deluso dal risultato, aggiunge: non è stata una bella partita. Dalla 2 al basket di Serie B con le abruzzesi, Campli è uno schiacciasassi e la Wirortona crolla. I farnesi si aggiudicano il derby con grande autorità, il terzo. Di fatto non c'è mai stata partita di Carmine qualche rischio, solo nel secondo quarto. Marchetti, dobbiamo resettarci. Il Campli con questa vittoria, tra l'altro, agguanta il secondo posto. L'Amatori la spunta nell'ultima frazione contro Senigallia 82-77. Il Teramo che sbanca Nardò e spugna il campo di Nardò in Puglia e torna a sorridere. La squadra di Coach Bianchi si mette alle spalle i due KO consecutivi, la gioia miglior marcatore. Il Giulianova torna finalmente alla vittoria, una grande prova di forza. I giallorossi tornano infatti al successo dopo 5 sconfitte di fila. Bene, noi chiudiamo qui la nostra prima parte, la nostra rassegna stampa. Ci ritroveremo tra qualche istante con il nostro salottino per parlare appunto del weekend sportivo. A tra poco.